di nuovo negli studi di Mattina 9. Adesso partiamo per il nostro consueto viaggio nei luoghi soliti e insoliti, quindi segreti del capoluogo partenopeo. Lo facciamo come al solito con il nostro Valerio Ceva Grimaldi, che vado subito a salutare. Buongiorno e a introdurre. Buongiorno. Buongiorno. E allora, un progetto questo che nasce naturalmente da un libro che tu hai scritto e che sta riscuotendo a grande successo e che poi si riflette in una rubrica fissa qui a Mattina 9. Sì. Noi con te ogni volta riscopriamo dei luoghi soliti e insoliti e oggi in particolar modo ne abbiamo 4-5 veramente interessanti. Io partirei dal Teatro Trianon di Napoli, sì, che è un luogo storico e rappresenta un po' l'anima della nostra città. Assolutamente, sappiamo benissimo che la nostra città ha un percorso culturale nel corso dei secoli importantissimo nel cinema, nel teatro, nella canzone, nella musica, in tantissime cose, e quindi è stata anche una delle città d'Europa ad avere più teatri. Tra questi teatri, oggi scegliamo di raccontare velocemente il Teatro Trianon, perché purtroppo al momento è un teatro al centro di una vertenza dei lavoratori, quindi al momento è chiuso, ma si spera e c'è l'impegno della politica di occuparsene al più presto possibile. Purtroppo oggi i napoletani, quando pensano a questo teatro, immaginano le sommosse, le manifestazioni di protesta che ci sono fuori le porte lì del teatro, e questo è assolutamente scandaloso. Un luogo che invece dovrebbe rappresentare, essere un motivo d'orgoglio proprio della nostra città, e dovrebbe essere visitato sempre. Assolutamente. Visitato e anche vissuto. Io spero che veramente le istituzioni locali, la regione, il comune, il governo, chiunque possa dare una mano per riaprire questo, che è un luogo di cultura che innanzitutto è una risposta ai problemi che la città di Napoli sta vivendo, per forza con la cultura che noi possiamo rispondere ai disvalori della criminalità. Non c'è dubbio. E quindi perdere un presidio culturale così importante è sicuramente una scelta sbagliatissima, che va anche in controtendenza con quanto servirebbe. Quindi speriamo innanzitutto che le istituzioni si mobilitino al più presto possibile per riaprire questo teatro. Questo è un teatro estremamente particolare perché, anche da un punto di vista proprio strettamente artistico, monumentale, è molto interessante, perché contiene al suo interno delle testimonianze della Napoli più antica. Pensate che è un teatro costruito nella pancia di un grosso edificio, quindi attorno a questo teatro, attorno anche alla cupola che ora vediamo, che abbiamo appena visto, sì, ci sono delle abitazioni, quindi è, come dire, un grande edificio che contiene un teatro. È costruito nel 1911, un bellissimo palcoscenico, e sulla destra riusciamo a intravedere un piccolo scrigno, una chicca assolutamente inedita per un teatro, perché contiene una torretta di età greca, intorno al IV-V secolo avanti Cristo, risale quindi veramente a tantissimo tempo fa, e c'è questa torretta di avvistamento ancora sostanzialmente integra, peraltro perfettamente integrata, vedete, nella platea, è veramente meravigliosa. Ed è fra l'altro, perdonami se ti interrompo, in ottime condizioni. Assolutamente. Perché le condizioni sono veramente, insomma, è nuovissimo questo teatro, Sì, è proprio, sì, un peccato che resti lì inesplorato. Veramente una particolarità unica avere un teatro moderno, molto particolare, architettonicamente molto interessante, con all'interno una testimonianza di tantissimo tempo fa. E se noi andiamo in giro per Napoli, scoviamo altri pezzi della cinta muraria della città antica. A Piazza Bellini, appena fuori dal teatro, c'è quella piccola rotonda con delle, certo, mura all'interno. Persino a via Mezzocannone, vicino a un bar, ci sono delle mura greche che sono state, come dire, protette da un'inferriata. All'interno dell'università, secondo l'università, ci sono dei reperti un po'... Sono tracce di questa cinta muraria che passava proprio per l'attuale Piazza Calenda, e quindi lo stupore delle persone che vanno a teatro e sono, diciamo così, in compagnia di una traccia dell'antico passato di Napoli è veramente molto molto particolare. Valerio, quanto manca per riuscire un po' ad aprire il passaggio a questa grande opera? Io spero che sia più presto possibile. So che le istituzioni si sono mobilitate e so che anche la regione ha deciso di stanziare dei fondi per questo teatro. Naturalmente ci sono anche delle questioni, giustamente, dei lavoratori che reclamano, certo, degli stipendi arretrati. C'è una vertenza in atto, quindi io spero da un lato che si risolva la questione dei lavoratori e dall'altro che si restituisca alla città un bene che produce cultura e che soprattutto è anche traccia di un grande ruolo della città di Napoli nel corso degli anni. Continuiamo la nostra camminata, la nostra passeggiata, sì, virtuale, così possiamo dire, per Napoli. Non ci spostiamo molto perché arriviamo
a Castel Capuano. Sì. Castel Capuano che si trova lì a 100 metri nemmeno dal teatro Trianon, sì. forse 200 metri. Pochi minuti a piedi. Pochi minuti a piedi troviamo Castel Capuano. Sì. All'interno di Castel Capuano c'è una biblioteca meravigliosa, fantastica, che però non tutti conoscono. Assolutamente. Innanzitutto Castel Capuano è un luogo meraviglioso della città di Napoli. È il cosiddetto, diciamo, in qualche modo castello vecchio della città, perché è il secondo castello più antico della città, dopo naturalmente il Castel dell'Ova. Ecco perché il Maschio Angioino, che impropriamente si chiama Maschio Angioino, si chiama in verità Castel Nuovo, perché è stato costruito dopo. Valerio, perdonami, restiamo con queste notizie perché devo mandare con tanto piacere uno spot che ha a che fare col sociale. Poi ritorniamo di nuovo in studio con te, lo spot. E allora continuiamo il nostro viaggio virtuale nella nostra Napoli insolita e segreta con Valerio Ceva Grimaldi. Valerio, stavamo parlando della biblioteca fantastica, sì, che esiste a Castel Capuano, che non è troppo visitata, non è troppo conosciuta, ma che grazie a te possiamo innanzitutto conoscere da un punto di vista così informativo e attraverso naturalmente le immagini che stiamo vedendo alle nostre spalle. Assolutamente, questo è un luogo meraviglioso. Come potete vedere è anche un luogo molto grande, molto esteso, ci sono veramente moltissimi posti a sedere per delle numerose conferenze di altissimo livello che si svolgono in questo luogo. Noi da giornalisti ci siamo stati, perché spesso e volentieri sono organizzate delle conferenze stampa. Però in effetti nella stragrande maggioranza dei napoletani non la conoscono, e io invito veramente tutti a visitarla, perché è uno dei luoghi, se non l'unico luogo in funzione all'interno del Castel Capuano, perché Castel Capuano, il vecchio palazzo di giustizia, prima residenza dei Normanni, è in uno stato un po' di stallo, diciamo così, perché si intrecciano una serie di competenze pubbliche su questo grandissimo edificio, bellissimo, e diciamo ci vorrebbero dei progetti di recupero e anche diciamo, delle risorse sostanziose per poter varare un progetto di recupero. Al momento ci sono le aule di giustizia affrescate da, come in questo caso quella che è appena all'entrata della biblioteca, affrescata da Belisario Corenzio, che sono lì in attesa di poter essere visitate e valorizzate dalle pubbliche amministrazioni. Poi quanti libri? Sì, sono tantissimi, sono veramente migliaia di libri, antichi codici, manoscritti, donazioni dei grandi giuristi napoletani e non solo. C'è anche la donazione che Giorgio Napolitano ha fatto delle opere della collezione che possedeva il padre. È veramente un luogo dove si possono trovare dei volumi unici al mondo, prevalentemente ovviamente di ogni ambito, poi fra di diritto, però genericamente anche dei trattati filosofici, o comunque tutte pubblicazioni di grandissimo pregio, tanto è vero che la National Library di Londra ha stabilito che in questa biblioteca ci sono delle pubblicazioni che non esistono in nessun'altra parte del mondo. E è anche una cosa molto curiosa che oltre a essere un luogo meraviglioso in sé, questa biblioteca Alfredo De Marsico, che è diciamo un famoso giurista, è anche particolare perché troneggia all'interno di questa biblioteca un oggetto che pare fosse del re Ferdinando II e che poi non si sa come è arrivato in casa di un noto camorrista, cioè un trono di velluto rosso che fa parte di una serie di migliaia di oggetti sequestrati alla criminalità organizzata o comunque a vari delinquenti e rapinatori. C'è persino un giaguaro in legno a grandezza naturale all'interno della quale veniva nascosta della cocaina, quindi diciamo tutti i risultati di varie operazioni delle forze dell'ordine degli ultimi decenni, che sono custoditi nei sotterranei di naturalmente sotto chiave nei sotterranei di Castel Capuano. C'è il progetto di creare un museo degli oggetti sequestrati alla criminalità, e se ne trovano anche di molto curiosi. C'è per esempio una maschera dell'attore Nino Banfi che fu usata da un rapinatore negli anni 70. Ah. Tutti oggetti sotto sequestro. Sì, curiosità allo stato puro. Assolutamente, che in alcune occasioni sono stati mostrati all'interno della biblioteca o nei locali sottostanti, e c'è il progetto di creare un museo permanente di questi
oggetti. E quindi tra la biblioteca, che è la culla dell'avvocatura partenopea, e questo museo, veramente speriamo che Castel Capuano possa diventare un altro luogo di cultura della città. E sempre restando in tema di libri, c'è anche una grande altra biblioteca che c'è a Napoli, a Piazza Matteotti, quindi stiamo parlando dell'Emeroteca Tucci, ci sono circa 9.500 collezioni di quotidiani, 300.000 libri, insomma è stratosferica anche questa, che viene visitata naturalmente, non troppo perché non tutti la conosciamo, però è una biblioteca che molto rappresenta un po' l'orgoglio anche partenopeo da un punto di vista proprio della cultura. Sì, assolutamente. Nelle immagini noi adesso vediamo la biblioteca invece della Lucchesi Palli, la collezione di Lucchesi Palli, che è dedicata a tutta una serie di manoscritti. Ecco, l'Emeroteca Tucci è il luogo principe dove si trovano i giornalisti. È un luogo dove il giornalismo la fa da padrona, la storia del giornalismo la fa da padrona, perché l'Emeroteca Tucci contiene decine di migliaia di collezioni di quotidiani, riviste, io ci sono stato due settimane fa per il corso di formazione. È un luogo straordinario. Mi sono informato, straordinario. Sì. Sono stato all'interno, si visita, è di un interesse incredibile. Assolutamente. Tutti i giornalisti napoletani e non dovrebbero recarsi qui, ma anche i non giornalisti. Anche i non giornalisti, ci sono quasi 10.000 collezioni e anche soprattutto di numeri unici di quotidiani che raccontano il mondo, in particolare la città di Napoli. Il presidente Salvatore Maffei, sempre molto disponibile con chi si reca nell'emeroteca, che è appunto una specie di biblioteca dei giornali, è sempre molto gentile e a molti mostra una copia unica del quotidiano Il Lampo, quotidiano napoletano del 1848-49, una copia veramente unica al mondo e che racconta la nostra città da veramente un punto di vista molto particolare. Ci sono veramente collezioni infinite ed è anche un luogo d'arte, perché ci sono anche delle tele molto importanti all'interno di questa emeroteca, come delle tele di Giuseppe Casciano. Quindi è un luogo dove tutti i napoletani dovrebbero recarsi per capire, per leggere, per informarsi, per approfondire la cronaca della città di Napoli e non solo. La Lucchesi Palli l'avevi anticipato, perché è passata già un'immagine, è una biblioteca nazionale molto importante. È bellissima la Lucchesi Palli, si trova all'interno della Oggi biblioteca nazionale. Sulle biblioteche, oggi abbiamo fatto un bellissimo percorso nelle biblioteche, è un luogo meraviglioso ed è stata creata nel 1888 la collezione Lucchesi Palli dal conte Lucchesi Palli, Febbo Lucchesi Palli. Intanto la vediamo alle nostre spalle, la vogliamo descrivere un po'? Sì, assolutamente. È stata oggetto di una donazione del conte Lucchesi Palli allo Stato italiano, e il conte fu così affezionato a questa collezione che decise di donare anche tutti i pregiatissimi mobili di legno che sono stati progettati e costruiti da ebanisti dell'epoca, quindi da artigiani, quindi donò tutto, non donò solo i volumi, ma fece anche in modo di far adattare tutte queste bellissime biblioteche, tutti questi bellissimi mobili all'interno delle sale dell'attuale Biblioteca Nazionale. Aveva anche un bel senso dell'estetica. Aveva un senso dell'estetica e soprattutto era uno legatissimo a questa collezione, e anche un gesto estremamente nobile da parte sua. Qui noi possiamo ammirare tutti i giorni, perché è un luogo pubblico aperto tutti i giorni, possiamo ammirare delle lettere autografe di Giuseppe Verdi, l'archivio Viviani, le poesie di Salvatore Di Giacomo e soprattutto una collezione di 25.000 piedigrotte, che sono delle poesie in napoletano scritte in occasione delle varie feste di piedigrotta che si sono svolte nella città di Napoli. 25.000 poi, sì, tra l'altro. Sì, sono veramente una quantità enorme, e quindi è tutta una biblioteca dedicata al cinema, al teatro e alla musica, con una grande impronta napoletana, e io credo che sia un luogo che gli appassionati e non dovrebbero non solo conoscere, ma anche valorizzare, apprezzare e raccontare. Straordinario. E a me viene in mente, ne parleremo sicuramente la prossima volta perché adesso non abbiamo più tempo a disposizione, però la biblioteca dei Girolamini. Io sono andato personalmente il 1° maggio a visitarla, è stata un'emozione incredibile. Assolutamente. È una delle 25 biblioteche più importanti del mondo. Magari se la prossima volta ce ne vuoi parlare, perché è veramente un appuntamento importante, e la biblioteca che poi non resta sempre aperta, ma soltanto in occasioni sporadiche. Ecco, il 1° maggio è stata aperta anche il mese scorso per altre occasioni, però è un luogo secondo me assolutamente da visitare. Mancano dei libri purtroppo al suo interno, purtroppo sono stati rubati, insomma si sta facendo infatti anche una procedura giudiziaria esatto, per capire un po' per quale motivo chi li ha rubati, perché che cosa sta succedendo.
facendo, però nonostante manchino comunque tanti volumi all'interno degli scaffali, però resta un luogo veramente, oserei dire, sacro, perché fra l'altro ci sono delle vetrate gialle molto suggestive, dà proprio un senso di misticismo. Sì, anche perché è all'interno di un complesso poi la biblioteca religioso, Girolamini, quindi... e quindi è come molti a Napoli di complessi, cioè sale, ci sono antichi refettori, ci sono biblioteche, ci sono sale affrescate. E poi testi filosofici, religiosi. Importantissimi e unici al mondo. Io penso che tutto questo patrimonio librario, bibliotecario della città di Napoli debba essere veramente oggetto anche di una serie di percorsi turistici, potrebbe essere anche molto interessante proporli. Stavico, insomma, ci hanno studiato i migliori letterati del mondo a Napoli, quindi dobbiamo anche, secondo me, recuperare questa voglia di primato che noi abbiamo avuto in passato e che adesso invece dobbiamo assolutamente rilanciare nel mondo. Voglia che abbiamo ancora, eh? Assolutamente. Voglia che abbiamo ancora. Ringraziamo allora Valerio Ceva Grimaldi per essere stato ancora una volta con noi, grazie per il nostro viaggio virtuale. Grazie a voi. Adesso andiamo in pubblicità, poi di nuovo Mattina 9. Restate con noi.